Si aggrava ulteriormente il tragico bilancio dell'esplosione avvenuta a Porto Cesareo, nel Salento, nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Dopo giorni di lotte è deceduto Giuseppe Buonamassa, 24 anni, fidanzato di Irene Agostinacchio, la giovane di 23 anni, morta pochi giorni dopo l'incidente. Il padre di Irene, Giuseppe Agostinacchio, era già deceduto poche ore dopo l'esplosione. Il giovane, originario di Gravina in Puglia, ma residente a Milano per lavoro, era stato soccorso e trasportato d'urgenza in elicottero al centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari, con ustioni gravissime su tutto il corpo. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate, portando al decesso il 1° settembre. Con la morte di Buonamassa, le vittime della tragedia salgono a tre. La famiglia, riunitasi per trascorrere qualche giorno di vacanza a Ferragosto, è stata colpita da una probabile fuga di gas sulla quale indaga la Procura di Lecce. La comunità di Gravina è sconvolta, il sindaco ha espresso profondo dolore per la perdita di tre giovani vite, definendo la tragedia incomprensibile e difficile da accettare. Anche la sindaca di Porto Cesareo ha parlato di cordoglio, sgomento e dolore, sottolineando come questo tragico evento segni indelebilmente la fine dell'estate.